Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui su Dissidia, Final Fantasy, o però mia versione giapponese, perché è uscito l'Intersected Wheels di Dash. Con lui è tornato anche Machina. Infatti c'è un secondo banner addirittura che non credevo inserissero, però effettivamente dovevano in un qualche modo mettere anche l'ABT effettivamente di Machina. E ovviamente avremo a disposizione due banner con la free multi, quindi tanta bella roba. E niente, come sempre voi sapete che il free pool in questo caso, dato che non è un personaggio che devo cercare assolutamente, li registro prima e appunto li condivido come video sul mio canale YouTube. Detto ciò, non c'è nient'altro che devo dire, perché Dash e Machina li analizzeremo stasera in live sul mio canale Twitch. Vi ricordo, alle ore 21 saremo lì presenti. E detto questo, niente, procediamo con le pull, vediamo un po' quello che succede. Ovviamente free ticket, il free bronzino. Ovviamente, eccolo qua. Primo pull sul banner di Machina, visto che qui ho tutto. Tra l'altro c'è anche Edgar, che è un'ottima LD. Qui ovviamente ho tutto, sia Dash o Machina o Edgar, quindi diciamo che fondamentalmente non mi manca niente. Però orbo dorata, bel segno. Oddio, sarebbe... vabbè, lasciamo stare perché non voglio dire nulla. Prendere tutte le forze al momento uscite nel gioco non sarebbe male come cosa. Ok, ex di Edgar. Niente, ok. La orbo dorata era per l'ex di Edgar. Mi era venuto un attimo il tremolio, perché effettivamente tante dorate, però non quella che effettivamente ci va ad interessare. Altra orb dorata, ottimo. Beh, almeno orb dorate significano comunque XLD, che comunque possono servire in futuro, quindi non è male. Certo, la force potrebbe essere utile da avere in disparte, no? Magari per utilizzarla in futuro, qualora si abbiano le risorse, però. Ah, ok, X di Machina, va benissimo. Ex di Machina, quindi effettivamente anche qui viene riproposto Machina. Vabbè, sì, il banner fondamentalmente è lo stesso, solo che da una parte c'è l'ABT di Machina, giustamente per chi manca, e dall'altro lato c'è l'ABT di Kamlano, nel caso manchi a qualcuno. Stavo per chiamarlo Calamaro, ma non è il caso di chiamarlo in video Calamaro. Abbiamo dei ticket, un ticket dispari, vediamo cosa succede. Niente, un altro free bronzino. Va bene. Direi che non ho intenzione effettivamente di pullare sul banner di Dash, anche se ha una discreta LD a mio avviso, anche con condizioni probabilmente più semplici per quanto riguarda Kamlano, dato che lui comunque va benissimo con il Thunder. Abbiamo anche tantissimi Enchanter di tipo tuono, per esempio Kryle, che può entrare in sinergia con questa force. Io ovviamente non ho maxato Kryle, perché ho Kryle come force, ma non l'ho maxata perché non è un personaggio che mi piace. Dash non è male, soprattutto il rework è anche abbastanza carino, però direi che va bene così. Poi, se arriveranno sub, se arriveranno le scuse in generale per poter pullare, magari qualche ticket lo tiriamo. Detto ciò, io vi aspetto questa sera, fatemi sapere ovviamente se voi l'avete trovato, come sono andate le vostre pull, se avete pullato, e come sempre ci becchiamo con il prossimo appuntamento. Bye bye!